Nella piazza principale di Civitella d'Agliano si affacciano tutti i beni storici più importanti della cittadina. Cominciamo quindi da qui la nostra visita, dal castello Monaldeschi dell'XI secolo e dalle due chiese addossate una all'altra, la chiesa della Madonna delle Grazie e la parrocchiale dei Santi Pietro e Callisto, costruita su una chiesa benedettina dell'anno 1000 e rimaneggiata fino al XX secolo, quando fu eretta l'attuale facciata, che ospita belle tele di Filippo Naldini e del maestro Ludovico Mazzanti, pittori settecenteschi di scuola umbra. Dalla piazza conviene addentrarsi nel borgo, che ha mantenuta intatta la sua struttura urbanistica medievale con vicoli a raggiera e le abitazioni per lo più in tufo abbarbicate al castello. Una bella campagna di dolci colline circonda Civitella. Spiccano in questo paesaggio le grandi superfici dedicate ai vigneti. Qui rivive con tecniche e mezzi moderni un'antica tradizione produttiva che affonda le sue radici in epoca romana e che raggiunge vette di eccellenza. Se ci si spinge fino alla frazione di San Michele, oltre a trovare nuovi punti panoramici, si può arrivare a un'altra piazza che pare riassumere tutta la vita e la storia di un borgo. Su questa si affaccia infatti l'imponente facciata del palazzo baronale a cui è annessa la chiesa. Sempre nei dintorni di Civitella, da non perdere assolutamente, in concomitanza di uno degli eventi o anche per una visita privata, è il parco delle sculture di Serpara. Questo è il giardino, un orto botanico in cui sono esposte le opere di Paul Widmer, il padrone di casa, ma anche quelle di altri artisti che hanno soggiornato in questo angolo incantato di Lazio e qui hanno realizzato un'opera specifica che hanno poi lasciato in dono, arricchendo via via questa collezione, in cui arte e natura dialogano incessantemente nello spazio e nel tempo. Così ha fatto Jeremy Crettle con il pulpo pugno in Peperino, la pietra locale, o Severin Müller con Miss nel 2010, o Werther Germondari con i suoi molti pinocchi nascosti nel parco.